Salve youtubers, qui il vostro Lernotur che parla e oggi siamo qui con un nuovo tutorial su come installare la mod Clay Soldier per la versione 1.4.7 di Minecraft. Iniziamo subito con l'installazione. Come prima cosa scaricheremo la versione raccomandata di Minecraft Forge cliccando sull'asterisco a fianco a Universal, così da fare un download diretto. Ho un po' di mal di gola. Benissimo, andiamo nelle risorse e scriviamo % app data % andremo in roaming punto Minecraft bin e apriamo minecraft.jar con un programma di creazione con WinRAR o WinZip. Benissimo, rifiuteremo l'offerta di WinRAR naturalmente e elimineremo la cartella metainf. Apriamo Minecraft Forge e inseriamo tutti i suoi file dentro minecraft.jar. Perfetto. Possiamo anche chiudere queste cartelle e aprire il gioco per pochi secondi. Prima che entriamo nel gioco vi sarà un piccolo ricaricamento, non ci fate caso, fa parte del tutto. In caso il caricamento si blocchi di un errore FML, oppure uno schermo nero, oppure ancora esca la schermata blu, dovete rifare tutto il processo da capo cancellando il punto Minecraft che vi ho fatto vedere prima. Adesso abbiamo 3 mod caricate e 3 mod attive. Possiamo chiudere. Torniamo indietro alla Clay Soldier e scendiamo. Andremo nello spazio 1 e scaricheremo My Manager Pack Dovalon Link. Perfetto. E naturalmente scaricheremo anche la Clay Soldier. Where are you, Clay Soldier? Mi sembra che è il punto numero 7. No, 5, 6, 7. E scaricheremo. Nel frattempo andremo di nuovo in bin. Torneremo indietro in punto Minecraft. E in più avremo la cartella mods. In questa cartella mods posizioneremo sia la 0 sap main pack, che sarebbe quella che abbiamo scaricato prima, e anche la Clay Soldier mod, senza aprire o zippare, vanno benissimo così. Non ci basta che vedere se l'installazione ha avuto buon fine. Naturalmente l'installazione è andata benissimo, capiamo dalle 5 mod caricate e dalle 5 mod attive. Andando nello spazio mods troveremo in più la San Andreas PS Manager e la Clay Soldier. Vediamo un po' come funziona questa mod. Crea un nuovo mondo, creativo, mettiamolo in piatto, perfetto. Personalmente non sono un grande intenditore di questa mod, perciò vi farò vedere più o meno le cose essenziali, o almeno quello che mi ricordo. Ok, arrivato nel nostro mondo di Minecraft, andando in inventario ne troveremo uno in più. Allora, vediamo. Creiamone uno di qualsiasi colore, ne prendiamo uno blu, uno rosso, un cavallo alato. Vabbè, queste sono altre cavalcature. Poi. Clay cookie, che non so cos'è. Questa credo sia un'arma. Ok. Andiamo nel nostro inventario normale. Prendiamo. Una bella stack di legno. E iniziamo così. Allora. Vediamo. Rosso. Combatteranno tra. Dicevo, inizieranno a combattere tra di loro finché non si vede chi vince. Secondo voi? Ha vinto il blu. Ma ritorna e si vendica. Tantan. Mentre loro combattono, non credo sia una battaglia molto equa. Perciò, oh, premendo il tasto destro su un coso, su un Clay Soldier, potete entrare nel suo corpo e vedere cosa sta facendo. Guardate, però non lo potete comandare. Premendo il tasto sinistro lo distruggerete. No, dove sto? Dottor. Basta, basta, vi prego. Non mi trovo più, dove sono? Ok, è morto. Poi. I soldier potranno cavalcare delle monte. Queste monte saranno, vedete? Bellissimo. Se avete più di un Clay Soldier sotto mano, ad esempio prendiamo tipo una stacca di Red Soldier, da 16, che sarebbe il massimo, ne evocherete 16 nello stesso momento.
impavido guerriero. Ci va veramente. Perfetto. Adesso vediamo che succede se diamo una stacca di legno a un clay soldier. Ciao giovanotto. Benissimo. Adesso, se non erro, dovrebbe iniziare a costruire. Vediamo se lo farà. Costruisci. Fai qualcosa. Ti odio. Poi vediamo. Potremmo. Oh, oddio. Abile il ragazzo. Boh. Bastardo. Era una trappola. Dov'è? Dov'è quel figlio di puttana? Io ti troverò e ti ucciderò. Questo è per punizione. Adesso proviamo ad andare in alto e sputare pezzi di legno. Si equipaggeranno? Fate qualcosa, vi prego. Ah, solo se gli butto delle stack grandi. Prendete e costruite. Guarda come sono felici. Poi un'altra cosa che mi ricordo è che potremo trovare tra loro un re. Come far diventare uno di questi cosini re? Prenderemo una gold nugget, quelle che si vendono dai pigmen, e ne lanceremo una e diventerà il leader. Tu sei il leader, sei il prescelto. È un corrotto, si vede già dalla sua faccia. Prendiamo altro legno. Facciamone diventare altri costruttori. Poi li potremo guidare con una canna da pesca. Se non erro. Dove sono le canne da pesca? Questa è quella. Redstone decoration? No. Tools. Si danno da fare. Vedete? No, no, no. No. Loro si faranno una bellissima città. Beh, poiché non so molto, credo che finirò qua. Tanto, come dovreste aver capito, questo è un tutorial per installarla, se no facevo una review. E anche per questo tutorial è tutto. Un saluto al vostro RebNote2 e ciao ragazzi! Io non sono per nulla, ma davvero per nulla intenditore della MCEdit. So solo che premendo il tasto destro potremo muoverci liberamente come ci cavolo pare. Prendiamo un bel redstone torch. E no, non